Buongiorno, sono un po' sudato. Abbiamo fatto 6 km in bicicletta, siamo ad Anversa, parcheggiato in periferia, perché se non hai le macchine 6.2, minimo 6, scusate, qua non si può entrare nel centro storico, a meno devi pagare una tassa di 35 euro e devi anche prenotarti, per cui abbiamo appena parcheggiato, ho trovato un posto, sono qua da ieri, fuori, siamo venuti in bici. Billy si è comportato anche bene, dai, comincia a comportarsi bene. Di mattina è tutto chiuso, tipico di questi paesi, ce ne eravamo già accorti a Colmar in Alsazia, ma anche qua ne abbiamo la conferma. Questa è la chiesa di San Giorgio. Chiusa ma bella. Anversa è il capoluogo di una delle tre regioni dello Stato belga, le Fiandre. Qui la comunità italiana, come si può ben vedere, è ben presente e ben inserita. Qui c'è una bella pizzeria, si chiama Da Giovanni, dove noi in effetti a mezzogiorno proveremo a mangiare una pizza. Sì, dai, non ci lamentiamo. La cattedrale di Nostra Signora è il principale luogo di culto cattolico della città. Sorge dietro il Grosse Market e rappresenta un superbo esempio dell'arte architettura gotica in stile barbantino. È la più grande cattedrale del Belgio, promossa dall'UNESCO nella voce Torri Campanarie di Belgio e Francia. In questa scultura, che sembra uscire dal selciato, sono rappresentati l'orfano Nello e il suo cane Patrasche, ispirate all'amicizia tra cane e uomo e al romanzo A Dog of Flanders. In questo bellissimo negozietto, davanti sempre alla cattedrale, troviamo un'infinità di birre. Qua ne possiamo trovare di tutti i tipi, di tutti i gusti, di alta gradazione, bassa fermentazione, tutto quello che volete. Anche Billy vorrebbe prendersene una, ma poi ha desistito. Il Grote Market è la piazza principale della città. Al centro c'è la celebre Fontana del Brabone. Tutto il lato occidentale è occupato dal municipio. Il lato sud invece è dominato dall'alto delle campanile della cattedrale. I lati settentrionali, orientali e meridionali sono chiusi dalle antiche case e delle corporazioni. In questo imponente edificio c'è l'Andersbeurs Antwerp, c'è il più antico edificio della Borsa del Mondo, si può effettuare un emozionante viaggio attraverso il corpo umano, con più di 100 corpi in visione e in esposizione, una cosa che noi non abbiamo visto. Ci ha incuriosito molto il quartiere cinese, un guazzabuglio di negozi dalle tipologie più disparate, con gli immancabili personaggi e i loro carrettini. Meraviglioso. Allora, oggi purtroppo prendiamo la nostra destinazione e usciamo, ci approcciamo per uscire dal Belgio e per tornare verso l'Italia, però non è che veniamo a casa subito, attraverseremo la Germania, la Romantikstrasse, l'Austria, vediamo un po'. Comunque, dove siamo parcheggiati ad Anversa c'è un parco meraviglioso, guardate che roba, è incredibile, tanta gente che fa footing, tantissimo verde, e oggi è Ferragosto, gente in fondo che fa ginnastica a terra. Una signorina che corre. Meraviglioso, un parco fantastico. Billy, apprezzi? Ti piace? Ecco.